ottobre e novembre sono due mesi importanti perché sono i mesi della prevenzione della patologia della colonna vertebrale nell'età evolutiva. Nello studio PAS con il dottor Vincenzo Buonpadre, nel corso di questi due mesi sarà possibile effettuare gratuitamente delle visite di controllo per adolescenti al di sotto dei 14 anni proprio per assicurarsi che non abbiano queste patologie, quindi per chi ha il dubbio di averle o per chi magari già le ha conclamate e quindi vuole effettuare queste visite. Queste patologie colpiscono purtroppo frequentemente l'età dell'adolescenza, cioè dopo gli 8-10 anni, e progrediscono in chi ne è affetto fino ai 16 anni circa, fino a circa all'età dello sviluppo. È importante riconoscerle precocemente perché questo ci permette di effettuare un trattamento più efficace e che dà risultati migliori. Un tardivo riconoscimento purtroppo costringe a chi è affetto da forme gravi di queste patologie a utilizzare busti per lungo tempo, ma a volte anche arrivare ad interventi chirurgici che sono particolarmente invasivi. La diagnosi precoce è fondamentale perché ci permette di trattarle con maggior chance di avere un trattamento efficace. Riconoscerle tardi, purtroppo il trattamento darà solo un arresto, una riduzione dell'evoluzione della patologia, ma non si torna indietro e quindi il tempo perso non è più recuperabile. Parliamo di scoliosi. Che cos'è la scoliosi? Sì, la scoliosi è naturalmente la patologia della colonna vertebrale nell'età evolutiva più nota, più conosciuta. È quella deformità che si sviluppa più frequentemente nel sesso femminile, ma non è escluso anche quello maschile, in quell'età che in genere va tra gli 8 e i 12 anni. Parlo naturalmente della forma più nota, che è quella idiopatica, di cui non si conosce una causa ben chiara, ma gli si riconoscono moltissime cause. Quando va fatta una valutazione specialistica? Intanto il pediatra selezionerà i soggetti a rischio, ma per esempio in una famiglia in cui la madre o il padre sono stati affetti da patologie della colonna nell'età evolutiva, è bene che controllino con più attenzione la colonna dei loro figli e magari tra gli 8 e i 12 anni facciano fare una valutazione specialistica della colonna per poter riconoscere precocemente i segnali di un'iniziale deformità di questo tratto dell'arachide. Il primo passo da fare quindi è una visita specialistica. In primis è il pediatra che valuta durante lo sviluppo il bambino o la bambina e se vede qualche cosa che non va nell'atteggiamento dell'adolescente decide se è il caso di fare una valutazione specialistica. Quello che serve, il primo screening, è una visita specialistica cui viene valutato il paziente in piedi e poi in posizioni varie, flesso, a dorso nudo naturalmente, vengono valutato tutto il corpo, quindi gli arti inferiori, il bacino e la colonna, e si vede poi la deambulazione. Viene fatto un controllo completo perché naturalmente non va limitato solo alla colonna l'esame, ma va visitato tutto il corpo. Ci sono consigli che lei può dare intanto in questa fase? Quindi, come dicevo prima, uno è considerare la familiarità, quindi nelle famiglie dove già esiste avere un occhio di attenzione. Due, prima dello sviluppo sessuale del menarca nelle donne, così è bene una valutazione farla, perché quello è un periodo critico che, se c'è la scoliosi, può peggiorare rapidamente, cioè in pochi mesi si può avere un peggioramento grave della patologia, se esiste naturalmente. Poi è importante che i giovani facciano, a prescindere dalla patologia, un po' di attività sportiva, giusto per mantenere il tono muscolare e per favorire la coordinazione motoria, non che sia necessaria un'attività intensa, ma per favorire lo sviluppo motorio. Una volta che lo specialista individua la patologia, noi la classifichiamo in base all'entità della deformità della colonna. Abbiamo da forme lievi, li distinguiamo in base all'entità della curvatura, della deformità. Nelle forme lievi a volte non è necessario neanche fare in primis una radiografia, ma vanno fatti dei controlli un po' più ravvicinati. La radiografia viene fatta quando alla valutazione clinica la deformità comincia a essere un po' importante e quindi bisogna avere una valutazione oggettiva di quanto la colonna è deformata. Dopodiché
come dicevo precedentemente, importante è un'attività fisica per mantenere un buon tono muscolare, a cui va associata della ginnastica medica, una volta chiamata ginnastica correttiva, che ha lo scopo di agire sugli atteggiamenti posturali, di migliorare gli atteggiamenti posturali del giovane. Se questo non basta, se la deformità comincia a essere più importante, cioè se alla valutazione radiografica noi vediamo delle curve che si avvicinano o superano i 20 gradi di angolazione, bisogna applicare dei corsetti ortopedici che vanno applicati per diverse ore al giorno e hanno lo scopo intanto di evitare che la deformità progredisca e, associati alla ginnastica riabilitativa, che questa un po' migliori. Solo nei casi molto gravi che non rispondono a trattamenti conservativi va presa in considerazione il trattamento chirurgico. Quindi importante diagnosi precoce, perché la diagnosi precoce, quando la deformità è nel primo stadio, ci permette di intervenire con maggiore o minore intensità a seconda dell'evolutività, cioè se la tendenza di rispondere alla cura della colonna, e quindi di avere maggior chance di successo o quantomeno di limitare il più possibile la progressione della malattia.